Questo è comunque un impegno. Qualcuno dice, ma da oggi conteremo di più. Io ho detto no, se si parte su questo, se partiamo da questo punto sbagliamo tutti, perché noi da domani avremo gli occhi puntati addosso, secondo me ancora di più. Quindi dovremmo essere ancora più professionali nel fare le cose, dovremmo prestare ancora più attenzione in quello che saranno. Quello che sarà il ruolo che singolarmente ognuno di noi andrà a ricoprire, dovremmo essere molto più responsabili perché non possiamo in questo momento, la domenica, voglio dire, ad Andrew, o quando Andrew giocherà fuori casa, comunque c'è un componente della società che rappresenta la Lega, quindi bisogna stare attenti. Quindi non, e inviterei tutti, voglio dire, a non esaltarci per una cosa che magari. Uno può dire sì, ma c'è un consigliere di Lega, ora tutto c'è dovuto, no? Secondo me può essere un boomerang, quindi noi abbiamo, come dire, abbiamo voluto questa cosa, però con la consapevolezza che bisogna innanzitutto cercare di dare una mano a quello che è il calcio di Lega Pro in questo momento. Sicuramente, sicuramente abbiamo. Visto che comunque c'è gente, sentivo parlare gente dal 71 in questa Lega proprio, stiamo parlando di 37 anni, 38 anni. Sicuramente con un ingresso mio lì si è abbassata un attimo la media di età in questa Lega Pro. Quindi c'è bisogno di rinnovamento, c'è bisogno di nuove idee, c'è bisogno, come dice il nostro direttore sportivo Torma, anche qualche operazione di marketing diversa, come quella sarebbe bello, ma credo che sarà difficile, però cercheremo di portarla avanti questa idea, quella di mettere in Lega Pro, come società di Lega Pro, il nome sulle maglie. Sarebbe soprattutto con una Lega, secondo me, che comincia a essere molto più giovane sui campi. Quindi è importante per gli operatori del settore avere anche dei riferimenti, quando magari si è allo stadio, nel guardare un giocatore, soprattutto giocatori giovani, avere anche un riferimento visivo del nome, è più facile anche riconoscerli per cercare di valorizzare meglio il divario o quello che possono essere anche giocatori che arrivano dalle serie superiori e vengono, diciamo, a farsi le ossa nelle categorie inferiori. Mi piacerebbe, cercherò di farla, anche una cena con le società professionistiche della Puglia, perché verranno comunque contattati in maniera, singolarmente verranno contattati tutti perché devono sapere che Gianni Timonelli è a disposizione di qualsiasi società, però credo che sia giusto anche incontrarsi, anche davanti a un tavolo lì, che può essere una cena, per cercare veramente serenamente di poter raccogliere quello che è il pensiero singolarmente di ogni società. È difficile perché è un momento, voglio dire, che ognuno pensa ai propri obiettivi, però se pensiamo che effettivamente la Lega Pro in questo momento forse è la categoria che più produce debiti, nel senso che ha più perdite come categoria rispetto alla Lega di A e alla Lega di B, è giusto anche che si cominci a prospettare quali possono essere nuovi introiti e minori costi. La cosa che mi ha fatto veramente entusiasmo ieri è che sinceramente c'erano una decina di società rappresentate da presidenti giovani che avevano una gran voglia di ricominciare, diciamo, a programmare qualcosa di nuovo. Purtroppo, per fortuna, non so, non è stato possibile perché avevamo un solo candidato presidente. Quindi speriamo che con l'attuale Presidente si riesca a confrontarsi il più possibile e cercare di buttare nuove idee in campo e di portarle avanti. Questo è quanto. Volevo chiedere, faccio io direttamente la domanda al vicepresidente Fusiello. Il presidente Timonelli ha parlato di una nomina che alla fine responsabilizza la società tutta. Sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Fino allora, insomma, non abbiamo dato peso a determinate cose, da ora in avanti cercheremo di essere sempre più attenti e vigili.
alle situazioni e ai comportamenti che ognuno di noi dovrà assumere. È chiaro che questo per me è il raggiungimento di un obiettivo che ci eravamo posti inizio anno, e credo che sia importantissimo per tutta la società, ma anche per la città e per tutta la tifoseria, essere riusciti ad arrivare a una cosa del genere. Beppe Raimondi, vuoi fare anche tu delle tue considerazioni? Contentissimo innanzitutto per Gianni, perché sinceramente lui può tutto il lavoro svolto in questo periodo se lo meritava, e poi sinceramente è una gran soddisfazione anche per la società, perché francamente questo merito gli è stato dato anche perché l'intero gruppo, diciamo, opera in una determinata maniera. La cosa che mi rende veramente contento è perché in 4 anni Gianni ha battuto 2 record, quale presidente più giovane, adesso in 4 anni diciamo già nomina come consigliere di Lega. Non sappiamo fra 4 anni che altro. Probabilmente devi stare in pubblico. È un buon auspicio. Comunque. Contentissimo veramente. Annuncio Troia, faccio anche una domanda se non vi dispiace. Cioè, il sindaco ha parlato di un riconoscimento alla professionalità con cui ha lavorato questa società sin dall'inizio. Tu che sei qua dall'inizio puoi essere insomma la persona più indicata per rispondere. Vabbè, chiaramente ha detto bene il sindaco, perché si è lavorato bene sin dal primo minuto di questa società, questa nuova società, quindi dal primo minuto, io intendo dal 17 agosto del 2005 alle ore 17, quando abbiamo avuto l'ufficialità. Io sono orgoglioso personalmente per la carica che è stata data a Gianni, anche perché già dall'anno scorso si parlava, e io lo dicevo, cerca, vedi un po' se puoi, anche perché la riconoscenza è giusto che vada anche a un giovane presidente, proprio per l'età avanzata che è, per abbassare anche la media, ma anche con la sua professionalità, la sua esperienza, come l'ha detto lui l'altro giorno parlandoci, amministrativa che ha fatto in una società di calcio, che è molto importante. E io sono orgoglioso anche perché loro hanno avuto sempre stima nei miei confronti, e il ringraziamento che lui ha fatto, la riconoscenza che lui ha dato a me, essendo stato uno dei primi ad entrare in questa società come dirigente, chiaramente mi fa onore e mi fa felice. Come io a mia volta ringrazio anche la possibilità che lui e la proprietà mi ha dato di formare un gruppo quest'anno che penso fino ad oggi abbia dato sempre la disponibilità, la passione, il cuore, e qualche risultato si è visto. Io sono convinto che questo è l'anno buono, l'anno positivo, proprio perché ci sono dei valori aggiunti, oltre a quelli del campo, che possono veramente farci crescere.